Ciao a tutti, eccomi qua con voi con una nuova diretta. Io sono Rosy, faccio parte del team Parrucchieri Revolution e mi occupo di bellezza e salute del tuo capello. Oggi proseguiamo con il percorso taglio, 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 taglio. È la quarta diretta forse che facciamo questo mese. Dal 1° giugno abbiamo iniziato a parlare di tagli, di problematiche di tagli sui vari tipi di capello. Oggi parliamo di capello riccio. Il tuo capello si schiaccia sempre. Hai sempre i capelli che si schiacciano qua sulla parte superiore, mentre qua sui lati hai sempre un sacco di volume, perdi un sacco di tempo a sistemarteli. Non riesci mai ad avere una forma e un look decente. Li tieni lunghi, ma legati. E non li sopporti più, non sopporti più i tuoi capelli ricci. Quindi, come vi dicevo prima, una nuova diretta che parla di taglio, oggi di capello riccio. Sei sempre in panico quando devi lavarti i capelli, quando devi lavarti la cute, perché non sai mai l'effetto che ti viene fuori. E cosa succede quando vai dal parrucchiere? Due sono le cose che possono succedere quando vai dal parrucchiere. Dici al tuo parrucchiere: mi raccomando, solo una spuntatina, perché se no la mia testa diventa ingestibile. Oppure, al contrario, decidi di cambiare look, hai voglia di una trasformazione, quindi osi, ma il tuo parrucchiere cosa fa? Forbici dentate, trac, 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 per toglierti quella massa, quel volume che hai del capello riccio. Ma cosa succede? Non ti dà una forma, non ti dà un look, non ti dà personalità, hai semplicemente un taglio corto che dopo poche settimane, avendoli tagliati in quel modo, con quel tipo di attrezzo, il tuo volume peggiora. Anzi, siccome non hai un taglio, non hai una linea, sembri. Allora, nel primo caso, quando li tieni lunghi e ti fai fare solo una spuntatina, sembri un cocker. E invece decidi di farteli tagliare, dopo 2 settimane cosa succede? Il tuo capello impazzisce e assomiglia a un'ananas. Hai presente l'ananas? Ok, orecchie da cocker, se li tieni lunghe perché si schiacciano e qua prendono un sacco di volume, no? Li tagli corti e al contrario, track, sembri un'ananas. E allora cosa fai? Non li tagli, solo una spuntatina. Cosa succede col capello riccio? Chi ha il capello riccio? Allora, devi sapere che noi della Revolution, alla Revolution, abbiamo messo a punto, abbiamo trovato la soluzione proprio per questo genere di capello. Si chiama il sistema Joel. È un sistema, sono tecniche avanzate messe insieme che ci permettono di dare a voi una linea innanzitutto unica. Vi permettono a voi una gestibilità quotidiana a casa, non avrete più né le orecchie da cocker né sembrerete un'ananas, ma i vostri volumi andranno, la vostra linea andrà a prendere i volumi laddove solitamente vi si schiacciano e saranno invece tolti laddove solitamente vi formano le famose orecchie da cocker. Quindi andremo a mettere e togliere i volumi, creandovi un look unico, lasciandovi comunque la struttura del capello bella, lucida,
bella ricca, senza dover avere le punte vuote. Solitamente quando vi tagliano i capelli con quegli attrezzi lì, invece la punta rimane sempre vuota. Quindi, se anche tu vivi questo problema, non esitare a contattarci. Facciamo una consulenza, prendi un appuntamento. Facciamo una consulenza e ti spieghiamo qual è la cosa migliore per te per avere i capelli col volume al posto giusto e con un look unico. 0371 8989 00 oppure 340 9973 923. Siamo a San Colombano all'Ambro in via Cesare Battisti al 20/1, provincia di Milano. Ti aspettiamo. Ciao e buon appetito!